l'imprenditore Luca Giovannone verso la presidenza della Nissa. L'annuncio nelle ultime ore su Facebook. Lo stesso Giovannone ha annunciato l'ingresso di Fabio Maestri e di un altro dirigente. Tifosi della Nissa, con questo mio video comunicato rendo pubblica la mia decisione di entrare nella proprietà della squadra di calcio Nissa. Non sarò da solo, ma insieme a due miei grandi amici, imprenditori, molto solidi finanziariamente, anche loro, e hanno, come me, nel cuore il calcio siciliano. Uno dei due è l'ingegnere Fabio Maestri, mio rivale quando ci candidammo per rilevare il Catania Calcio dal comune, squadra poi assegnata a Pellegra, e siamo felicissimi, io e Fabio Maestri, dello straordinario successo che il Catania sta avendo. Forza Catania! Con l'ingegnere Maestri, dopo quella vicenda del Catania, ci siamo conosciuti e siamo diventati molto amici. Come Fabio dice, siamo addirittura fratelli. Ci hanno proposto da luglio più di 100 squadre in tutta Italia, dalla Serie A in giù. E noi abbiamo rifiutato ogni corteggiamento, ogni adulazione. Abbiamo però deciso di realizzare il progetto di calcio nella Nissa, ossia partendo dal basso, dall'eccellenza, per salire il più velocemente possibile nelle categorie superiori e portare la Nissa dove non è mai stata. Io sarò presidente, e su questo c'è l'unanimità anche da parte degli attuali 16 proprietari, che ringrazio. Fabio Maestri sarà presidente onorario, nonché farà parte del consiglio di amministrazione, ma sarà presidente come me, con pari poteri, pari dignità, anche se io avrò la rappresentanza ufficiale della Nissa. Il terzo imprenditore di maggioranza, nostro amico, non è terzo come importanza imprenditoriale, anzi è fortissimo finanziariamente. È un grande amico, un grande appassionato di calcio, ma lui renderà ufficiale la sua presenza solo quando gli attuali 16 proprietari dell'associazione della Nissa svolgeranno gli adempimenti burocratici per passare da associazione a società sportiva a responsabilità limitata. Perché questo? Perché quando si arriverà nella Lega Pro, nei professionisti, insomma, da partire dalla Lega Pro, l'associazione non è iscrivibile. E quindi noi pretendiamo già che ci sia un assetto societario compatibile con il calcio professionistico. A noi non ci interessa l'eccellenza, non ci interessa la Serie D.